Allora, benvenuti a tutti. Oggi è per me una giornata abbastanza particolare, perché in realtà presentiamo un libro su Alessandro Natta, ma come, spero, occasione di discussione sia sulla figura di Alessandro Natta e sia, per quanto mi concerne, sul fatto che sia stato un normalista. Quindi ovviamente io non dirò nulla, perché lascerò immediatamente la parola agli esperti, dopo, non ora, e dico soltanto due cose, due suggestioni che mi sono venute generali riflettendo all'occasione di oggi. La prima riguarda l'importanza della normale come luogo in cui si ha l'occasione di incontrare da giovani sia personalità influenti come docenti, ma sia anche dei compagni di studio che poi diventeranno in parte compagni di vita, in parte persone in qualche modo interessanti, con cui si condividono dei punti di vista, con cui si condividono esperienze varie. Adesso a me è difficile parlare di questo perché io non sono un ex normalista e quindi parlo veramente da esterno, però diciamo anche prima di fare questo mestiere, di venire alla normale, è difficile dire che un normalista non si riconoscesse, al di là di alcuni tratti distintivi su cui non insisto, ma sul fatto di riconoscersi come parte di un'istituzione che dal mio punto di vista è oggi una cosa assolutamente non ovvia. Adesso non voglio tediarvi su quelle che sono le mie considerazioni personali sulla mancanza di riferimenti istituzionali e sulla mancanza della concezione della consapevolezza che ciò che è importante al di là delle persone sia l'istituzione, ma questo è un tratto che tra tutti gli ex normalisti, sia di scienze che di lettere, si riconosce anche al solo incontrarli. Non voglio nominare i compagni di corso di Natta, basta pensare a Ciampi, Calogero, Capitini, Luigi Russo e quant'altro, nonché il periodo, e questa è la seconda considerazione ed è l'ultima che faccio. Se pensate agli anni di cui stiamo parlando, che sono sostanzialmente gli anni della Seconda Guerra Mondiale, Natta fece il corso ordinario tra il 40 e il 42, se ricordo bene, e poi interruppe perché fu richiamato a fare il servizio di leva, ma non è questa la cosa che voglio dire. La cosa che voglio dire è che erano anni, anche quelli immediatamente successivi, in cui uno ha cercato da punti di vista diversi di costruire un futuro e un sogno. Nel bene e nel male non voglio fare dei discorsi nostalgici, voglio solo far notare che l'idea di sognare il futuro e di pensare il futuro, che è un tratto caratteristico di questo posto e di questa istituzione che spero che venga conservato, è un tratto che sta purtroppo scomparendo nelle generazioni più giovani, nonché nella società. Adesso anche qua non voglio insistere troppo su questi temi, però io spero che la comunità della scuola normale riesca a lavorare ancora in questa direzione e a cercare di contribuire alla formazione di persone che, al di là dell'alto livello scientifico, culturale e quant'altro, siano delle persone che abbiano i tratti etici, morali e partecipativi che sono caratteristici sia della persona di cui parleremo oggi, al di là delle idee politiche, sia di Ciampi e sia di un certo numero di altre persone. Spero che anche noi riusciremo, adesso lo dico dal punto di vista di docente, a formare persone di questo tipo, al di là, ripeto, delle competenze specifiche, dal punto di vista di etica, morale e partecipazione. Mi fermo qua e do la parola a Michele Ciliberto, che introdurrà e guiderà la conversazione più articolata. Grazie.
Allora abbiamo deciso di procedere, come del resto appare anche dall'invito, seguendo l'ordine alfabetico. Quindi il mio è il primo intervento, poi di Roberto Speciale e infine Aldo Tortorella, che anch'io sono lietissimo di salutare per la sua presenza alla scuola. Dunque, credo che abbia fatto bene Speciale appunto a pubblicare questo libro su Natta, perché all'interno di tutta una serie di personalità che hanno segnato la storia del Partito Comunista e quindi la storia dell'Italia, è una delle figure che in qualche modo si è allontanata maggiormente o che è meno presente nella memoria immediata. Quindi riflettere su di lui, ragionare di Natta è particolarmente importante, perché significa ragionare su un pezzo della storia del PC e della storia dell'Italia. Vorrei come criterio assumere quello della generazione, cioè ragionare di Natta, ma all'interno della generazione della quale Natta fa parte, che è stata una generazione che è fondamentale per la storia del Partito Comunista, per la politica del Partito Comunista, e che ha avuto una serie di caratteri comuni, anche se, come avviene all'interno di una generazione di forte personalità, con differenze anche significative. Ma per darvi il senso di questa generazione, ricorderò solamente alcuni dati. Alessandro Natta era nato nel 18, Berlinguer nel 22, Napolitano nel 25, Reichlin nel 25, Chiaromonte nel 24, Macaluso nel 24, Romagnoli, un altro grande dirigente del PC di cui si è perso la memoria, nel 24, Laiotti anche era nato nel 20. Quindi c'è, non parlo dei presenti, c'è questa generazione appunto degli anni 20 che arriva alla politica nel dopoguerra, che ha dei tratti molto, come dicevo prima, molto comuni, e che, per utilizzare una distinzione propria di Weber, è una generazione che arriva alla politica per vocazione. La generazione successiva, che è quella degli anni 40, faccio qualche nome, D'Alema che è del 49, Mussi è del 48 per parlare di normalisti, è già una generazione molto diversa, nel senso che l'elemento della dimensione dei funzionari di partito, dei tecnici in qualche modo della politica, è più spiccata che non nella generazione degli anni 20, che arriva appunto alla politica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa generazione diventa parte costitutiva del gruppo dirigente del PC, parte essenziale del gruppo dirigente del PC con Togliatti e, se non mi inganno, con l'ottavo congresso, con quello col congresso del 1956, quando Togliatti opera una profonda trasformazione del gruppo dirigente e immette nella direzione centrale del partito figure appunto come Napolitano, come Natta, quelli che sono appunto i rappresentanti più significativi di questa generazione di cui sto cercando di parlare. È questa generazione che guida il Partito Comunista quando si afferma come una delle massime forze politiche del nostro paese, cioè negli anni 70, con l'elezione del 75 e del 76, con la segreteria di Berlinguer. È questa generazione che porta il partito a quei successi. A mio giudizio, ma qui Aldo Tortorella ne sa più di me, io credo che quegli anni, cioè gli anni 70, siano stati insieme gli anni del grande successo della politica comunista, del grande trionfo anche elettorale del Partito Comunista. Credo però che siano anche gli anni nei quali inizia la crisi di questa generazione e del paradigma politico, lo definirei così, ma ci tornerò meglio, togliattiano. Credo che questo avviene soprattutto nella seconda metà degli anni 70, quando questa generazione, che in genere era stata molto unita, comincia a dividersi, e quando è il mondo che comincia a trasformarsi in modo molto radicale e mette in questione alcuni pilastri
politici, ma proprio di fondamento politico di questa generazione. Da questo punto di vista, a mio giudizio, venendo al libro di Speciale, io credo che Natta sia diventato segretario del partito nel 1984, nel momento in cui questa crisi stava esplodendo, quando il mondo stava completamente cambiando, quando il terreno su cui aveva lavorato il Partito Comunista stava entrando in una fibrillazione molto profonda. Cioè è diventato segretario, e questo credo ci aiuterebbe a capire anche le difficoltà della segreteria di Natta, che come voi sapete finì nell'88 in modo non semplice, a farci capire le difficoltà con cui si incontrò e che erano appunto la crisi complessiva di una serie di fondamenti e di paradigmi politici. Io sono persuaso che Berlinguer, col quale Natta ha lavorato intensamente, abbia avvertito che c'era un mutamento profondo dei riferimenti sui quali aveva lavorato Berlinguer medesimo. Macaluso una volta ha detto: l'abbiamo eletto segretario perché era il più togliattiano di tutti noi. Ma Berlinguer, a mio avviso, cominciò a capire che le cose stavano cambiando, che quel modello di politica entrava in crisi, che non si poteva più pensare di governare per capirsi dal centro, che bisognava assumere dei punti di vista molto determinati, e fu quello che Berlinguer chiamò il nuovo partito nuovo. Una formulazione abbastanza schematica, se volete, che non è riuscito in qualche modo a sviluppare, che era anche basato sulla persuasione che la politica non si desse solo nei partiti, ma che si desse anche fuori dai partiti, e che bisognava misurarsi con i movimenti che spingevano la politica fuori dai partiti e che mostravano appunto questa dimensione di politicità non riassorbita dai partiti. Credo che Berlinguer in qualche modo questo l'avesse intuito, anche se poi, come noi sappiamo, non ebbe il modo di sviluppare questa politica. Io credo che la crisi di quella generazione e anche di Natta sia stata la crisi della politica di massa del Novecento, perché questa generazione, appunto fortemente impressa da Togliatti, ha lavorato sempre nell'orizzonte della politica di massa, della politicizzazione di massa, tipicamente del Novecento. Quello che entra in crisi, appunto, negli anni 70, gli anni che determinano, a mio giudizio, la storia italiana recente. Io sono convinto che non siano gli anni 60 e il 68 che cambiano, che mutano in profondità la storia italiana, ma siano soprattutto gli anni 70, che negli anni 70 fu data una grande battaglia nella quale le forze di sinistra uscirono sconfitte. Questo determinò poi gli anni 80, Craxi, il craxismo, poi quello che è venuto successivamente, nel quadro appunto di una crisi generale delle politiche di massa e degli istituti della politica di massa, cioè i partiti, cioè i sindacati, cioè le organizzazioni giovanili. Questa generazione è dunque la generazione dell'epoca della politicizzazione di massa. Entra in crisi negli anni Ottanta, quando c'è la segreteria di Natta, quando finisce questa dimensione di massa della politica. Ma quali erano poi alcuni tratti di questa generazione? Una generazione straordinaria, perché erano tutte personalità che avrebbero potuto fare tutto quello che volevano. Cioè, voglio dire, Reichlin, Napolitano, Chiaromonte, sono intellettuali tali che avrebbero potuto dare il meglio di sé dove avessero eventualmente deciso di farlo. Appunto, la vocazione della politica. Su questo ci sono delle pagine molto belle, a mio giudizio, di Alfredo Reichlin, il quale ragiona appunto di questa scelta della politica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si pone anche il problema della patria, dice Reichlin, un termine impegnativo, patria. Il problema appunto della rinascita dell'Italia. E Togliatti diceva rinascita, non resurrezione, perché non siamo mai morti e quindi non abbiamo bisogno di risorgere, ma rinascita. Ma perché il PC? Perché questi scelgono il PC? E qui credo che sia stata appunto centrale per loro il rapporto con Togliatti.
Macaluso è togliattiano, Napolitano è togliattiano, Bufalini è togliattiano, anche se a mio giudizio appartiene già a un'altra storia. E perché il rapporto con Togliatti? Cosa rappresenta Togliatti per questa generazione? Io credo che sia il quinto congresso del PC la chiave di svolta, cioè la determinazione del Partito Comunista come partito nuovo, come partito di massa, il problema della democrazia progressiva, la democrazia organizzata. Questi sono i temi sui quali si schierano questa generazione. Quindi la politica come viene fuori in quel congresso. Però la politica, se non mi inganno, per questa generazione è anche altro. Ed è quello che Togliatti indica nella relazione del 58 su Gramsci, cioè la politica come il vertice dell'attività umana, la politica come il centro dell'attività umana, come quella nel quale si compie il meglio dell'attività umana. Una grande forza e un grande limite, perché significava appunto, come dire, centralizzare le forme della propria esperienza dentro la politica, mentre si, come dire, la realtà degli individui si sviluppa in una pluralità di cerchi sociali, come avverrà nel 68, come esploderà nel 70, quando il Partito Comunista andrà in direzione della politica del compromesso storico, e contemporaneamente c'era il referendum sull'aborto e sul divorzio, che poneva alla società italiana nuove domande. Quindi non una politica generalmente detta, ma questa politica, la grande politica, quella appunto che Reichlin, nel libro al quale facevo riferimento, diceva: la politica che si propone di capire chi comanda, dove sta il potere, come fare valere i diritti democratici, come portare le masse al governo, perché questo era l'altro punto fondamentale del ragionamento, non di questa politica, di questa generazione, non l'estremismo, non il massimalismo, ma appunto la politica che è in grado di affrontare il problema concreto e di porsi sempre nella dimensione del governo. Per cui questo partito non ha mai generato militanti subalterni, ma sempre militanti che si sono posti questo problema. Politica, e l'altro punto centrale di questa generazione, è il rapporto che ponevano fra politica e cultura. Cioè non è concepibile, anche in questo caso qui, un'azione politica, una riflessione politica non abbia base culturale. È proprio un nesso indisgiungibile, cioè quello che poi è venuto meno. Politica e cultura, e politica e teoria. E quale teoria? Anzitutto lo storicismo, anzitutto, il marxismo, interpretato in chiave storicistica. Però volevo fare un'osservazione. Quando questa generazione sceglie il Partito Comunista, non lo sceglie perché sono marxisti, è la politica che li spinge verso il PC. E sarà poi la politica dentro il PC che li spingerà verso il marxismo. Questo vale per Bianchi Bandinelli, vale per Luporini. Cioè non abbiamo appunto una forma dottrinaria per cui, essendo marxisti, si è nel PC. È vero il contrario. Il marxismo, dunque, lo storicismo, l'interpretazione storicistica di Gramsci, anche in presenza di altre linee, la linea milanese, la linea di Banfi, la scuola di Banfi, faccio solo che però si muoveva in una dimensione in parte diversa da quello che sto dicendo ora. Dicevo prima Vittorini. Vittorini dirige il Menabò, e nel Menabò nel 1967 esce un articolo chiave: storia non è storicismo. Per prendere le distanze rispetto a questa interpretazione del marxismo in chiave storicistica, che però è stata di questa generazione. Una generazione che da questo punto di vista si muove da un punto di vista culturale e teorico fra Hegel e Croce, oserei dire. Io ricordo di aver letto, quando ero, molti anni fa, quando ero giovane, un articolo di Togliatti su Rinascita, che era la traduzione di un testo di Hegel. Che cosa vuol dire pensare in concreto? Questo è un altro tratto di questa generazione, del modo in cui loro si relazionano alla realtà. Sono uomini, per dir così, e Natta sta in pieno in questo, dello spirito oggettivo,
non lo spirito soggettivo, non lo spirito assoluto, lo spirito oggettivo, le istituzioni della storia, l'oggettivazione, l'azione politica concreta, l'analisi concreta della situazione concreta. Hegel e Croce, basta pensare a Napolitano. E da qui, e questo riguarda tutta questa generazione, una forte etica della responsabilità e un forte ethos pubblico. Io rimanevo sempre colpito dal vedere che non si chiamavano mai per nome, spessissimo per cognome. Cioè non esisteva Aldo, esisteva Tortorella, non esisteva Renato, esisteva Sandri, che era un modo di concepire i rapporti anche dentro il partito e il modo con cui si distingueva fra essere membri del partito e amicizia. Quindi moralità, ma non moralismo, e qui serviva molto una distinzione di Banfi, il quale diceva appunto il moralismo è vedere tutta la realtà da un punto di vista ridotto, che è quello appunto del moralismo. La moralità è invece il primato dell'opera, è il primato del fare, è il rapporto con la realtà, è l'ethos pubblico, è uno stile personale. Per costoro che cos'era il partito? Che è un punto centrale, credo, della loro esperienza. Il partito era da pensare come una funzione della società. Cioè, un partito è una funzione della nazione ed esiste se è una funzione della nazione. Quando un partito non è più una funzione della società o della partita, finisce come partito. Cioè, un partito è tale quando riesce a intrecciare i propri interessi particolari che ha con gli interessi generali della nazione. Allora è funzione della società e allora è uno strumento indispensabile per il progresso di una società. Grandi personalità, diceva Togliatti, è un partito policefalo, cioè con molte teste in grado di dare un contributo a quella politica che era la politica di massa. Qual era il contributo di questa generazione? Oggi, se uno lo vuole immaginare su alcuni punti, la collocazione internazionale del PC, la fine del legame di ferro con l'Unione Sovietica, la europeizzazione del PC, l'assunzione come obiettivo immediato del potere come terreno di battaglia del partito, quindi fuori da qualunque minotarismo in qualche modo, cioè questa capacità di configurarsi appunto come centro della lotta. Questi, a mio giudizio, sono i tratti che si ritrovano in Natta e si vedono nel libro di Speciale. Natta diceva di sé: io sono nato togliattiano, se ricordo bene, per dire l'intensità di questo legame. Ma naturalmente sono anche a noi oggi, da una distanza diversa, visibili i limiti di questa generazione. Uno l'accennava, cioè questa assunzione della politica come centro assorbente dell'intera vita. E quindi la concezione dell'individuo. Io rimasi colpito una volta da Amendola, il quale, parlando appunto del rapporto fra l'uomo e la storia, fra i militanti del partito e la storia, disse: i singoli sono come gocce del fiume della storia. Cioè l'individuo totalmente risucchiato nel movimento storico, che era esso all'interno di una filosofia della storia, si può dire, il punto di riferimento. Quindi la concezione dell'individuo, la concezione della politica, da cui veniva fuori una estraneità totale a parole d'ordine di tipo il personale e politico, ma anche un'idea del partito molto compatta, molto forte, molto chiusa. Io in questi giorni mi sono andato a leggere, accanto al libro di Speciale, l'intervento che Mario Alicata fece nel 1966 a gennaio all'undicesimo congresso del Partito Comunista, in cui, facendo finta di attaccare Secchi, attacca violentemente Ingrao e lo attacca sul punto del dubbio. Dice: tu non puoi sostenere il dubbio permanente, perché il dubbio permanente diventa disgregativo del partito. A leggerlo ora è veramente un testo che fa impressione dei limiti, in questo caso, della generazione. Alicata del 1918, un testo tremendo,
tremendo, in cui il partito diventa un'entità autonoma, il partito, noi per il partito. Qui, come dire, erano a livello più duro i limiti della concezione del partito, della concezione del centralismo democratico, della concezione, di questa concezione della politica, che andava in quella direzione. E tutta la battaglia, appunto, che viene data poi nel 1966 contro Ingrao, e io non lo faccio per difendere Ingrao in questo caso, dico, è veramente impressionante da questo punto di vista, e Alicata appare proprio un Torquemada in quel testo. Lo era, diciamo. E lo era. Ecco, però lo era perché quella struttura, certo, gli consentiva di esserlo in quel modo, e questo era un limite. In questo senso dico che la crisi si apre negli anni 70, quando questo paradigma non è più in grado di reggere, anche per il modo in cui si pensa l'individuo, anche per la spinta di quello che allora si ha col movimento delle donne, quando si capisce, dicevo prima, quando Berlinguer stesso comincia a capire che si fa politica anche da altre zone, si può fare politica fuori dai partiti, che la politica e i partiti non assumono l'intero dell'individuo. Da Milano, in questo libro che ha scritto su Moro, dice fra l'altro che con la morte di Moro è la fine della politica. Io non credo che siano così le cose, ma è la fine di una concezione della politica, che non era solo di Moro, il quale aveva in comune con questa generazione il tronco antifascista da cui venivano. È la fine di quella concezione della politica, è la fine di un paradigma politico, non è la fine della politica. E credo che noi oggi dobbiamo, come dire, in questo senso il libro di Speciale è molto utile, riuscire a guardare tutta questa esperienza da una diversa distanza, riuscendo a riconoscere ciò che essa è stata, un'esperienza fondamentale a mio giudizio, ma anche i limiti che sono venuti avanti alla fine degli anni 70, quando esplode anche di fatto il centralismo democratico, quando dentro il Partito Comunista vengono fuori le correnti, quando ci sono discussioni nella direzione in cui il segretario del partito viene messo in minoranza. Quando accadono queste cose? Dobbiamo riuscire a vederla, anche considerandolo però che è stata un'esperienza fondamentale per la democrazia italiana, con tutti i limiti che ho cercato di dire in modo sommario, anche perché devo finire per i limiti che ci siamo dati. All'interno di questo Natta è stata sicuramente una figura decisiva, perché è stato, come dire, un elemento di continuità e di raccordo, mi verrebbe da dire, sia all'interno della politica del Partito Comunista, sia nei legami che è riuscito a tenere con gli altri dirigenti comunisti. Mi ha colpito nel libro, appunto, di Speciale il fatto che Amendola l'abbia addirittura utilizzato come consulente quando scrisse il libro sull'isola, no? Cioè, per dire la fiducia proprio che Amendola aveva nei confronti di Natta, e che era appunto certamente ricambiata. Ecco, ma è in quegli anni, proprio a me pare che proprio gli anni della sua segreteria siano gli anni in cui la crisi esplode in qualche modo, e che con quello dobbiamo fare i conti, cercando di capire in una dimensione storica. Per questo ho apprezzato moltissimo il libro di Speciale, al quale farei una sola osservazione, con la quale chiudo. Dice Speciale a pagina 39 che l'entrata alla normale di Pisa, che si otteneva allora sostenendo un esame severissimo, non è vero, si sostiene ancora ora. Grazie. Posso prendere il microfono? Desidero ringraziare la Scuola Normale Superiore, il direttore Vincenzo Baroni, il professore che ha Ciliberto, che ha fatto una introduzione molto interessante. E naturalmente voglio ringraziare per la sua presenza Aldo Tortorella. Sono sicuro che lui darà un contributo importante di conoscenza e di valorizzazione di Alessandro Natta. Perché ho scritto questo libro? Cominciamo dalle cose semplici.
l'ho scritto per contribuire, sperando che altri facciano meglio, ad alzare il velo dell'oblio che è sceso pesantemente su Alessandro Natta da molti anni a questa parte, ma anche su un intero periodo. Quindi è molto giusta anche la ricostruzione dei gruppi dirigenti, anche l'idea che si aveva di partito, che non è riproponibile ovviamente oggi. Questo insieme di cose. Io in fondo al libro metto anche una serie di brevissime biografie, citando come note delle citazioni che fa Alessandro Natta, non perché le scelgo io alcuni nomi, ma sono note alle citazioni che in alcuni testi di Natta che io cito vengono riportati, perché penso che molti di quei nomi siano ormai completamente sconosciuti. Non è che bisogna ricordare sempre tutto, ovviamente, non è possibile, però ricordare è importante per poter andare avanti. C'è stato un bel libro su Alessandro Natta 20 anni fa, più di 20 anni fa, del professor Turi, che è presente, l'ultimo segretario. Credo che sia stato un contributo importante alla conoscenza di Alessandro Natta, però dopo non c'è più stato nulla. Ecco, quindi io ho tentato di alzare la mano e di dire badate che così non va bene. Ricominciamo a riflettere, a pensare, a discutere. E tra l'altro... voglio soltanto dire questo ancora, su questo punto, il libro è diviso in due parti fino alle sue dimissioni del Parlamento, alla sua defenestrazione, io la chiamo così, e alle dimissioni dal Parlamento e poi il ritorno in Liguria con tutte le caratteristiche che ha questo ritorno in Liguria. Ma vorrei partire da questa affermazione. Natta è stato una personalità di grandissimo rilievo nel Parlamento e nella politica italiana. Da questo dobbiamo partire, secondo me. E anche nella prefazione di Macaluso al mio libro giustamente si fa questo riferimento, perché dobbiamo valutare l'insieme delle cose, anche di pensiero, perché... io ripropongo sempre, e vi prego, chi è interessato di andarlo, si può ancora comprare su Amazon, questo L'altra resistenza, che è un libretto, ma solo perché non è di 500 pagine, ma è un libretto di interesse enorme sull'esperienza di Natta, non è un diario autobiografico, ma sulla riflessione di Natta sulla sua essere militare nell'Egeo, a Rodi in particolare, e l'internamento nei campi di concentramento. È una riflessione ancora molto interessante sul fascismo, sul nazismo, sul razzismo, su come cresce un sentimento democratico, antifascista, non sempre netto, non sempre chiaro, anche tra i militari, ed è un allargamento concettuale dell'idea stessa della resistenza, che non è stata solo, anche se questa è stata la più rilevante, quella dei partigiani in montagna o nelle città, nel centro-nord e in altre zone, in alcune altre zone, ma è stata anche quella di alcuni settori militari e della popolazione che hanno resistito, perlomeno, qualche volta attivamente, qualche volta passivamente. Quindi è un contributo importante che io credo vada ricordato. Natta è questa ricostruzione molto bella del gruppo dirigente del PC, tra i maggiori dirigenti del PC che ha fatto Ciliberto,
Aggiungerei questo aspetto: Natta è diverso da quasi tutti. Natta è diverso da quasi tutti, naturalmente fino a un certo punto, perché non viene dal carcere, non viene dal confino, non viene dalla resistenza o da un antifascismo militante nelle città, non viene dal sindacato, come molti altri, non viene dal mondo cooperativo. Lui viene dalla normale, dalla formazione politica e culturale della normale e dalla guerra, e dalla guerra a Rodi e nei campi di concentramento, e poi lo dirò nella sua esperienza familiare nell'ambiente nel quale vive a Imperia e in Liguria. Quindi è un po' diverso dagli altri, tra l'altro è il più lontano dal modello sovietico. È il più lontano dal modello sovietico, lo scrive. Certo, poi non sempre lo dice, ovviamente, ma lo scrive. Ed è una formazione la sua, come dice lui stesso, all'università in particolare, liberal-socialista. Quindi è all'interno del gruppo dirigente del PC un'altra cosa. Appunto, lui dice: perché io divento comunista? Per tutte queste esperienze precedenti che maturano, si concentrano, si chiariscono, si razionalizzano e mi fanno diventare comunista, ma soprattutto perché sono d'accordo con Togliatti sulla svolta di Salerno, sul partito nuovo e sulla democrazia come scelta irreversibile. Questo dice Natta. E credo che dobbiamo dargli credito. La vera domanda è: come mai con questa formazione poi, ma si capisce anche perché ha lavorato con Togliatti a lungo, con Longo e con Berlinguer, alla fine si sente un po' il guardiano di questo patrimonio storico e culturale, e non può o non vuole andare oltre. E però sta di fatto che vi sono alcune di queste caratteristiche interessanti. Secondo ragionamento che voglio fare è questo. Io ho detto una personalità della quale si può imparare anche oggi, Natta. Ne sono convinto, ma naturalmente non per riproporre così come è stata quella politica, quell'esperienza o quel modello di partito, che non avrebbe nessun senso riproporlo, anche se può dispiacere, ma non avrebbe nessun senso. No, io lo dico anche in un modo chiaro, in una lettera che pubblico, una lettera, diciamo, letteraria che pubblico alla fine del libro, rivolta a Sandro Natta, nella quale gli dico: guarda che il mondo, lo dico anche a me stesso, il mondo è cambiato profondamente rispetto a quegli anni e la politica anche, e quindi bisogna dare le risposte oggi a quello che è possibile oggi. No, però c'è un nucleo di quell'esperienza, di quel pensiero di Alessandro Natta e di altri del gruppo dirigente che va riproposto. Questo nucleo va riproposto, non quell'esperienza e quella storia e quelle categorie, ma quel nucleo sì, e cioè è un nucleo che vuol dire la serietà, la lealtà, il disinteresse personale, una concezione piena della politica, ma la politica come visione del mondo e del rapporto tra gli uomini. La sinistra come civiltà, come progresso, come promozione economica, sociale e culturale, il rispetto degli altri, anche degli avversari, anche degli avversari. Il legame profondo tra cultura e politica.
La politica senza conoscenza e senza passione e senza cultura è solo arido esercizio di potere. Questa è la verità. Ed ecco perché quella politica ci sembra affascinante e interessante. Per questo motivo, soprattutto. Ci sono, io credo, due contributi fondamentali che Alessandro Natta dà al Partito Comunista, alla politica italiana, alla società italiana. Il primo è il lavoro parlamentare che lui fa, in cui vede sempre la centralità del Parlamento. E tra l'altro devo dire che Natta dice chiaramente, diceva e scrive chiaramente del superamento del bicameralismo. Tante discussioni sul bicameralismo, ma in effetti ne parliamo già da molti decenni senza arrivare mai a una conclusione. Natta è chiaro su questo aspetto. Come capogruppo è un capogruppo di notevoli capacità politiche in un periodo difficilissimo, dal 72 al 79, quindi il referendum sul divorzio, la crescita del PC, i governi di solidarietà nazionale o democratica, il terrorismo, il rapimento e l'uccisione di Moro. Ci sono delle pagine molto belle di Natta, molto interessanti, non so se belle, molto interessanti di Natta su Aldo Moro, in cui fa vedere anche i limiti, le contraddizioni, ma anche di pietas, di umanità nei confronti di Aldo Moro. Quindi ne coglie le contraddizioni, i limiti della persona e soprattutto vede il senso della politica del terrorismo. Quindi questo è un grande contributo che lui ha dato. Ricordiamoci che quando lui è capogruppo viene anche eletto Sandro Pertini Presidente della Repubblica, e lui ha un ruolo in questa direzione, in questo senso. E come? Il secondo grande contributo è il congresso di Firenze, bisogna dirlo, dell'86. Congresso di Firenze non che parte da zero, questo sarebbe sbagliato, ma rende più esplicito due punti fondamentali che c'erano ma non erano così chiari, e cioè il PCI parte integrante della sinistra europea, cioè vuol dire il rapporto con i partiti socialisti, socialdemocratici, perché questa era la dimensione che c'era sempre di più a livello europeo. E poi la scelta dell'europeismo e del socialismo democratico. Congresso di Firenze e anche tante altre cose, l'innovazione nel metodo e la discussione sul nucleare, ci sono tante altre cose, ma secondo me questo è l'elemento fondamentale, sul quale è bene... dare conto, insomma. E in altre parole, la scelta della democrazia come asse irrinunciabile dall'inizio. E anche dopo le sue dimissioni nell'88, ripeto, io dico sostanzialmente defenestrazione, naturalmente tutto questo gli dà grandissima amarezza, lo sappiamo. Non la esprime sul momento, poi la scrive in qualche caso e forse anche esagera nei giudizi in qualche altro caso, ma è comprensibile, c'è un'amarezza profonda perché lui non si sentiva un ostacolo e non meritava, secondo lui, di essere trattato come un ostacolo. E questo è un punto importante sul quale bisogna, però tiene sempre la barra dritta su una cosa, non c'è uno spirito scissionistico in lui, c'è sempre la ricerca dell'unità del partito, o comunque l'unità della sinistra, in altri casi, insomma, c'è questo tentativo di rimettere assieme le cose. Non si fa travolgere dal risentimento,
non fa di questo la guida delle sue idee e della sua azione politica, e questo secondo me è importante. Finisco con una chiosa e poi voglio dire soltanto due brevi cose sulla formazione culturale di Natta. In tutti questi anni, non solo il PD, ma anche prima le esperienze precedenti, DS, PDS, abbiamo, perché mi sento parte ovviamente di questa storia, abbiamo fatto i conti in modo insufficiente, la sinistra ha fatto i conti in modo insufficiente, con la storia, il patrimonio culturale e anche con il cattolicesimo democratico. Un errore non fare i conti con questa storia per scegliere ciò che non è più valido e ciò che è ancora valido, perché questo vuol dire fare i conti con la storia, e non avere fatto questa cosa ha reso più difficile ciò che sarebbe necessario, e cioè un'evoluzione della politica, una sua modernizzazione, ma senza cancellare alcuni caratteri di fondo da salvare. E quindi c'è una notte buia nella quale non si fa i conti con il positivo e il negativo, col buono e col cattivo, e quindi tutto è sullo stesso piano. E questo vuol dire andare alla deriva, naturalmente. E quindi l'idea, riproporre l'idea della politica come interesse generale, come servizio, come visione del mondo, come destino dell'uomo, della politica come densità di pensiero, come radicamento sociale, come capacità di comprendere le trasformazioni, ma anche la politica come educazione, conoscenza, scuola. E capire le trasformazioni non vuol dire essere alla coda delle trasformazioni o dire di sì a tutto quello che si trasforma, ma dargli una razionalità e un progetto. E mi sembra che questo sia ancora una parte valida del pensiero e dell'azione di Natta. Cosa voglio dire, se ho ancora pochi minuti, sulla formazione culturale, politica, culturale di Alessandro Natta? Lui stesso fa questo riferimento, lui dice: per me è stato importante l'esperienza della famiglia. Della famiglia non intende tanto la madre, il padre, naturalmente anche loro, ma le sorelle, che erano più grandi di lui, che erano lettrici accanite ed erano già politicamente interessate e schierate, e dei cognati. Ma vuol dire anche dell'ambiente che era intorno a lui, perché a Imperia c'era un lascito mazziniano e socialista, come in tutta la Liguria, e non solo, naturalmente. Quindi questo ambiente ha favorito la formazione culturale e politica di Alessandro Natta, ma la secondo luogo, poi io dico anche un terzo, cioè la guerra, Rodi e i campi di internamento, anche questi sono stati un elemento di formazione, poi dirò brevemente perché. La seconda è la normale di Pisa, e lui lo dice esplicitamente, anzi, lui rivendica con orgoglio la sua partecipazione, l'essere parte, l'essere stato parte, si considera un normalista, spesso lo dice. Perché? Per l'importanza della cultura che lui ha acquisito, che naturalmente aveva già dentro come stimolo a fare, della ricerca storica, per il rigore e la capacità critica che ha saputo trasmettere, nonostante che fosse diretta da Gentile. Qui si aprirebbe una grande discussione, si dovrebbe aprire una grande discussione. È stata anche Natta, dice,
è stata una scuola naturalmente guidata da Gentile con i suoi obiettivi, ma non si può dire che sia stata una scuola fascista in quell'epoca, anche se il controllo è come se c'era. L'episodio di Capitini naturalmente è l'episodio più clamoroso, ma non è l'unico. E lui parla di maestri fondamentali per la sua formazione, che prima è più letteraria, poi diventa più storica o storico-politica. Appunto l'esempio di Capitini, Luigi Russo, Guido Calogero, Delio Cantimori, poi anche Cesare Luporini, che viene come lettore di Tedesco, ma anche altri che poi non hanno un'evoluzione chiaramente antifascista, Giorgio Pasquali, Augusto Mancini, e poi grandi amicizie, come Mario Spinella innanzitutto. Lui scrive delle pagine molto belle su Mario Spinella e sull'amicizia con lui, sul fatto che Spinella tra l'altro gli fa conoscere i poeti contemporanei di allora, cioè l'ermetismo, Montale, Ungaretti, che ne discutono, che Spinella coltivava e Natta non conosceva, e quindi si appassiona anche a questa realtà, e che diventano assieme antifascisti, liberalsocialisti, e poi Spinella prima ancora di Natta si schiera perché partecipa alla resistenza in Toscana, a Firenze. Entrambi pensano che la tattica giusta sia il nicodemismo, l'entrismo, insomma, la partecipazione alla guerra nonostante che essa sia orribile, bestiale, perché potrebbe essere un acceleratore della crisi del fascismo e del nazismo. Questa è l'idea che hanno allora molti giovani antifascisti già. E così si strappano alcune locandine nelle edicole di Pisa che recitano, dopo l'invasione del Belgio e dell'Olanda, come la Germania prende sotto la sua protezione Belgio e Olanda. E nel refettorio si alzano a cantare la Marsigliese tanti della Normale dopo l'invasione di Parigi. Quindi ci sono immagini interessanti che secondo me vanno recuperate, e quindi c'è anche il tipo di studi che molti fanno sulla rivoluzione francese, sulla rivoluzione napoletana del 99 come Natta, sul risorgimento, è per cercare di capire come abbia potuto il fascismo vincere in Italia e ripescando le radici di un percorso diverso. Questo è un po' il compito complesso, difficile, che si assegnano in molti, quindi storia, letteratura e politica, che rimane intrecciata saldamente anche allora. E questo rimarrà sempre il segno di Natta, secondo me. Ripeto, col senso di appartenenza e l'orgoglio del vecchio normalista, in questo senso, dello spirito critico, della ricerca, della voglia di cultura, eccetera. Ho finito perché mi sembrava giusto ricordare questa cosa. Poi nell'agosto del 45 Natta ritorna in Peria dopo il suo campo di internamento o di concentramento. Internati militari erano gli italiani, quindi era una via di mezzo, non erano soltanto prigionieri militari, era un grado di più. Torna nel 45, incontra, fa il consigliere comunale, fa l'insegnante in un liceo di Imperia, fa il consigliere comunale, si sposa e si impegna quasi subito a tempo pieno nel Partito Comunista Italiano, che a Imperia
dove c'era stata una resistenza molto forte, però era ancora un partito in gran parte bordighiano. Si impegna e chi lo spinge in questo senso è Agostino Novella, che in quel periodo è il segretario regionale della Liguria e che ha un terzino, come si dice in linguaggio, cioè un terzo internazionalista che entra nel PC insieme agli altri terzi internazionalisti, quindi Giacinto Menotti Serrati, che, sul quale poi Natta farà un libro, e tanti altri importanti. E Novella tiene a battesimo Natta sia come parlamentare sia come segretario della Federazione d'Imperia, e quindi questo fa iniziare la sua impegno a tempo pieno nella politica, nel PC. Voglio ancora solo ricordare che io ne ho citate solo alcune cose, ma ci sono pagine importanti sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro nella riflessione di Natta, che andrebbero rivalutate, riscoperte ancora adesso. A me dispiace solo una cosa, che nell'ascito che c'è alla Camera degli scritti, delle immagini, delle foto, dei documenti di Alessandro Natta non ci siano ancora, anche se non è che questo cambierebbe chissà quale storia, non ci siano ancora i suoi quaderni, che sono quaderni di appunti quasi quotidiani sulla vita politica soprattutto. Riflessioni a caldo, in genere riflessioni a caldo, quindi vanno prese anche con una certa prudenza, però riflessioni importanti. Io spero che presto si possa arrivare anche a questo. Forse l'unico che ha letto i quaderni di Natta è il professor Turi, perché li ha avuti direttamente da Natta per poterli leggere. Poi la famiglia ovviamente è diventata erede di tutte le sue carte, compresi i quaderni, e quindi è in possesso della famiglia, in particolare della figlia, e quindi nessuno di noi li può più leggere. Ed è un peccato, perché io credo aggiungerebbero delle cose interessanti. Grazie molto per questo incontro. Diamo la parola a Aldo Tortorella. Prego, Aldo. Eccomi. Ecco, dunque anch'io inizio dicendo che ha fatto molto bene Speciale a fare questo libro, perché è vero tutto quello che ha detto, insomma, ecco, nel senso che è stato dimenticato, anche se non del tutto, diciamo, Natta non molto tempo fa. Abbiamo promosso alla Camera la pubblicazione dei suoi discorsi parlamentari, e anche con un modesto studio che ho fatto io su tutta questa attività, eccetera. Ma comunque è vero che scompaiono dalla memoria periodi interi della nostra storia nazionale. E dentro questa dimenticanza scomparvero certe figure decisive, come quella di Natta, su cui non aggiungerò qualche cosa, diciamo, naturalmente. Devo dire che questa dimenticanza è spesso più forte nelle formazioni politiche diverse che si sono succedute dopo la metamorfosi, chiamiamola così, del Partito Comunista Italiano. E soprattutto qui, perché spesso accade di vedere la riflessione su momenti della storia del Partito Comunista, anche su singole figure della vita del Partito Comunista, da parte di studiosi, ma anche di politici non appartenenti alle formazioni politiche che sono succedute, e
in quelle formazioni politiche, lo dico del tutto spassionatamente perché io non faccio parte più di nessuna formazione politica, sono troppo vecchio per stare alla disciplina di un qualsiasi partito, intendiamoci, non lo dico quindi per disprezzo di nessuno, intendiamoci, per capirci. E perché è accaduto questo? Perché bisogna dire che è stato un errore gravissimo, ma perché è accaduto? Perché credo, può darsi, naturalmente è un'opinione come vale quella, come quella di qualsiasi altro, perché la via della metamorfosi, come l'ho chiamata, ha determinato una soluzione degli errori, ma e contemporaneamente una scomparsa dei meriti. Così che non si è più riflettuto su quelle cose giustissime che diceva Speciale alla fine, sul senso, diciamo, etico anche della politica, perché di questo che parlava. Ma contemporaneamente l'oblio e la cosiddetta discontinuità servono anche, e io dico soprattutto, a dimenticare gli errori, i motivi. Ne ha parlato molto bene, quindi, per questo Ciliberto, quando ha voluto fare con Natta la storia di una generazione, a cui io appartengo, diciamo, come uno dei meno vecchi, tant'è che sono ancora vivo, diciamo, perché sono del 26, insomma, quelli di pochi anni dopo, ma ero un ragazzino precoce, quindi ho partecipato al carcere, alla resistenza, eccetera. E questo è il punto fondamentale. Natta, è stato detto, era la vera espressione del togliattismo, persino di togliattico, proprio come per la capacità di ragionamento, eccetera. Ma poi egli stesso lo dice, è Togliatti, ora per tutti gli altri è Togliatti, ma prendete Amendola o Pajetta, che erano di non moltissimi anni precedenti, però quel tanto che bastava, perché siamo il 10, il 12, la Natta è il 18. Amendola e Pajetta erano addirittura svoltisti, Amendola è andato in galera prestissimo perché gli svoltisti erano quelli che venivano al Partito Comunista clandestino dopo la svolta del sesto congresso dell'Internazionale, che è quello del socialfascismo. Amendola e Pajetta entrambi venivano da quella storia lì, entrambi studenti, diciamo, Amendola partecipe di Casa Croce, Pajetta, allievo di un famoso professore di Torino, di un liceo di Torino, intellettuali quindi in formazione, che aderiscono a un partito che poi cambierà radicalmente, anche per merito loro. Natta, non, a parte la cosa che ricordava, e l'ho sostenuta io in quella prefazione ai discorsi di parlamentari di Natta. Natta era assolutamente anomalo rispetto a tutti gli altri, rispetto anche a uno più giovane come me, la resistenza, eccetera, ha detto benissimo. Natta, tornato dai campi e rapidamente diventa segretario della federazione. Io allora ero a Genova, e diciamo così, poiché avevo fatto la resistenza, ero all'Unità, insomma, facevo il redattore capo a 19 anni, figuratevi, dell'Unità di Genova, ce ne erano quattro di Unità allora, Roma, Milano, Torino e Genova, perché Torino, Genova e Milano sarebbero stati, ed erano, il triangolo industriale, quello della classe operaia, no? E poi non c'erano i trasporti, quindi si furono fatte diverse edizioni. Benissimo, quindi ricordo benissimo Natta giovane, Natta che rapidamente diventa segretario della federazione, perché il segretario della federazione era un compagno bravissimo, compagno operaio di Impervia, ma diciamo ovviamente con i limiti che non potevano più, uno che poi ha aiutato molto anche Natta, nel senso che, ma con i limiti, a parte i limiti
politici, anche quelli diciamo culturali, quindi Natta si impone subito per le sue capacità, e Natta si iscrive al partito, come dice lui, proprio per Togliatti, per la politica italiana. Usa un aggettivo per dire le cose che impara da Togliatti, dice che Togliatti pronuncia cose inaudite, e infatti era un altro modo di pensare il Partito Comunista, un altro modo di pensare la politica comunista. Il Partito Comunista in Italia si costituisce pur mettendo per i legami che ancora lo univano all'Unione Sovietica pro forma il marxismo-leninismo dentro nello statuto, però si aderiva al Partito Comunista per il programma, non per l'ideologia, diciamo, ecco. E qui vale la lezione bellissima che ci ha dato Ciliberto sul modo di concepire la politica in quel tempo lì, insomma, ecco. Quali erano i problemi su cui non si è riflettuto? Quello che diceva Ciliberto, appunto, cioè quando incomincia la crisi, e perché incomincia questa crisi del Partito Comunista, come giustamente gli ha detto, negli anni 70, ma forse ancora in quell'undicesimo congresso, diciamo, in cui Ingrao pone... Amendola era stato Amendola a porre la questione della democrazia nel partito, ma poi quando Togliatti dice in un famoso comitato centrale, se i compagni, dopo il 22° congresso, se i compagni vogliono fare il congresso con tesi contrapposte, facciamolo pure. Ma naturalmente, dice Togliatti, io presenterò la mia mozione. Allora, come tutti, nessuno ha più voluto il congresso con le mozioni contrapposte, però già allora incominciava. Perché già allora incominciava? Perché che cos'era? C'era un problema politico e c'era un problema di programma politico, diciamo così, di fondamento però anche culturale. Ha fatto un cenno Ciliberto a Vittorini a Milano. Io sono di quella roba lì, cioè Banfi, cioè il razionalismo critico, cioè ben il riconoscimento di Hegel. Ci sono gli appunti giovanili di Banfi che sono stati recentemente pubblicati da studiosi, da ricercatori, eccetera, di Antonio Banfi, in cui naturalmente lui era uno degli inizi del secolo, insomma, aveva studiato in Italia con Martinetti, con altri, insomma, e poi era andato in Germania e fa la scoperta di Hegel, cioè della fenomenologia, un testo, diciamo così, difficilissimo da leggere, quasi impossibile oggigiorno. Benissimo, fa la scoperta di Hegel attraverso la fenomenologia e dice che lui piangeva, eccetera, perché era la liberazione da certi vincoli culturali, perché nella fenomenologia c'è la storia, ecco, c'è la giustificazione, la spiegazione della storia, e inizia quello che si chiama appunto il secolo della storia e dello storicismo. Questo storicismo che fa da sfondo alla cultura di tutto il gruppo dirigente, meno qualcuno marginale, diciamo. Questo storicismo viene naturalmente in Italia dalla rivolta antipositivistica che c'è alla fine del secolo, all'inizio del secolo Novecento, e che dà luogo appunto al neoidealismo di Croce e poi all'episodio di Gentile, che pare, diciamo, più giovane di Croce, ma come lui orientato verso il neoidealismo, naturalmente sceglieva una particolare linea, diciamo, quella dell'attualismo, cioè insomma, in sostanza, del primato della volontà, del primato del soggetto, Fichte, eccetera, primato del soggetto, ecco, e che porterà poi, logicamente, Gentile, non perché si era sbagliato, ma perché era la sua filosofia, o porterà all'adesione al fascismo, come quando si parla di Heidegger, sembra che sia un incidente il fatto che Heidegger era diventato antisemita e nazista. No, lui era nazista e antisemita perché a questo lo portava la sua filosofia. Non è che di un filosofo si può dire quello, per caso è diventato fascista e nazista, e così per Gentile.
Gentile coerentemente, diciamo, secondo lo sviluppo del suo pensiero, pensa appunto alla forza della volontà per trasformare la storia, eccetera. E curiosamente, naturalmente, Gramsci, che viene dalla, che fa parte della stessa generazione, non curiosamente, ma logicamente, però da sinistra, quando scoppia la rivoluzione d'ottobre, come tutti sapete, dirà la rivoluzione contro il Capitale di Marx, perché il Capitale di Marx, dice, era il libro dei borghesi in Russia, non il libro del proletariato. Il Capitale di Marx, e più ancora la famosa prefazione del 58 alla critica dell'economia politica, spiegava che nessun sistema economico cessa finché diciamo, è capace di esprimere progressivamente la sua funzione, cioè dice Marx letteralmente finché è capace di esplicare tutte, come stiamo vedendo anche adesso, tutte le possibilità per la trasformazione dei mezzi di produzione, della vita, eccetera, eccetera. Quindi Marx sembrava ed era sostanzialmente il Marx maturo del Capitale, diciamo così, gradualista. Il giovane Gramsci, in corrispondenza, e Togliatti e Pordigard per il conto suo, con altre intenzionalità politiche, altre forme politiche, ma è una generazione, quella lì dei fondatori, che è una generazione che è fortemente volontaristica. Ciò che viene successivamente, come ha detto benissimo, è una generazione invece che arriva anche al marxismo attraverso sostanzialmente, particolarmente nell'Italia centro-meridionale, attraverso la lezione di Croce, perché Croce, nonostante che avesse applaudito Mussolini nel 24 al Teatro San Carlo di Napoli, come sempre si ricorda, e avesse fatto parte del listone, eccetera, del listone che comprendeva i liberali, i fascisti, eccetera, eccetera, che vincono le elezioni, eccetera, ecco, e nonostante tutto questo, è però colui che a un certo punto punta i piedi, fa il manifesto degli intellettuali antifascisti contro il manifesto di quei fascisti, eccetera, e quindi diventa una specie di garante dell'antifascismo nella cultura. Ecco. E quindi lo storicismo crociano impronta, sebbene Croce proprio nel momento di massimo fulgore del fascismo, cioè nel 1937, quando un anno prima era stato proclamato l'impero, pubblica Come nacque e morì il marxismo teorico in Italia, è vero, combinazione per proprio in quel momento lì, ecco. Però si riferiva alle sue esperienze di giovane allievo di Labriola e alla sua rottura con il marxismo, che anche per lui era stato una ispirazione originale. Quindi è lo storicismo di Croce, da cui tutti questi giovani del gruppo romano, che sono quelli che sono stati qui nominati, che faranno gran parte della storia della direzione del PC, dal momento che Togliatti fa il rinnovamento del 56, Bufalini, Ingrao, lo stesso Alicata, ma con un po' di diversità, e altri, insomma, fanno parte, Trombadori, eccetera, fanno parte del gruppo cosiddetto romano che veniva fuori da questa cultura. Nessuno dei quali era un economista, nessuno dei quali era uno specialista delle dottrine politiche, se vogliamo dire, uno studioso di filosofia del diritto, eccetera. Quasi tutti erano o letterati, latinisti, studiosi di letteratura italiana, studiosi del cinema, studiosi del teatro, eccetera, e che per la guerra di Spagna hanno un impulso etico che li spinge verso coloro che lottano di più contro il fascismo, che sono i comunisti, e naturalmente anche sotto la successiva spinta che viene da Stalingrado, perché durante la guerra mondiale, io ero ragazzino allora, avevo 14 anni quando c'è stato Stalingrado, cioè o 12 o 13, ma insomma sempre, come vi dicevo, ragazzino, sapevo di questo Stalingrado, sebbene i fascisti lo tenessero nascosto, perché ero figlio di un padre che ascoltava Radio Londra, eccetera.
E quindi questa faccenda di Stalingrado però era largamente nota negli ambienti di cultura che frequentavano questi giovani, e quindi l'immagine di questa battaglia straordinaria, eroica, di questa resistenza, di questa vittoria, Stalingrado, Stalin, perché adesso, come giustamente a un certo punto ha detto Mendo, siamo stati tutti staliniani, ma, o stalinisti, è vero, ma perché? Perché c'era questo... c'era questo eroismo incredibile che testimoniava, o pareva testimoniare, una adesione non forzata, vero, a un ideale, eccetera, anche se molta di quella resistenza era poi in realtà una resistenza patriottica, una resistenza all'invasore, eccetera, eccetera. Comunque, questa ispirazione storicista, che poi diventa di materialismo storico, che si trasforma in materialismo storico, aveva dei grandi, di cui per certi aspetti Natta è stato un vero maestro, perché ricordiamoci che Natta a un certo punto, molto precocemente, prende in mano le scuole di partito. Ecco, le scuole di partito, c'è un libro adesso che è stato fatto da una nota studiosa, che è molto... affascinata dalle scuole di partito della prima periodo, cioè prima degli anni 50. Queste scuole di partito di prima degli anni 50 erano scuole tipicamente staliniane, cioè lì si formava, come dire, il comunista che anche nel carattere doveva essere comunista. Quindi questo affascina molto chi lo vede da lontano, ma per dirvi la verità, allora erano cose che non avrebbero potuto portare a niente, avevano anche degli elementi di settarismo, per dire proprio la verità, di chiusura verso le altre culture. A un certo punto, precocemente, Togliatti e poi Spinella, Togliatti, Natta e poi Spinella vengono destinati alle scuole di partito e cambiano relativamente, fanno delle scuole di partito quella cosa così bella e così importante che si è poi trascinata fino alla fine del Partito Comunista. Questo storicismo fu fondamentale in quel periodo, perché non solo per la politica di Togliatti, ma per la cultura che stava anche dietro la politica di Togliatti e che risentiva anch'essa dell'origine, diciamo così, neoidealistica, in parte crociana, eccetera, bene, questa cultura serve a respingere il dogmatismo. Cioè il Partito Comunista Italiano resiste anche attraverso l'opera di Togliatti, che incomincia la pubblicazione di Gramsci, quale Gramsci è nettamente un marxista non ortodosso, secondo l'ortodossia sovietica, critica il manuale di Bukharin, poi Bukharin, poi dopo ha fatto... Ma insomma, il manuale di Bukharin, che era dogmatico all'estremo, l'idea che la sovrastruttura dipende dalla struttura meccanicisticamente, tutte cose per quel tempo assolutamente scandalose. Ricordiamoci che i quaderni al carcere di Gramsci non sono stati mai pubblicati nell'Unione Sovietica. Nell'Unione Sovietica si conobbero soltanto un po' delle lettere ai familiari, le lettere di Gramsci, così belle naturalmente, ma certo non esaustive del suo pensiero. Quindi lo storicismo e il materialismo storico rivisto da Gramsci sono un'arma fondamentale in tutti quegli anni per reggere contro la spinta dogmatica. Furono gli anni in cui io purtroppo ho vissuto tutta questa storia, diciamo, dico purtroppo per dire, ma insomma, nel senso che sono così vecchio che quindi insomma. E quindi a un certo punto Zdanov promuove la bolscevizzazione, la ribolscevizzazione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e attraverso la formazione del Cominform, cioè del Comitato di Informazione, che è una specie di nuova internazionale, vero? Si propone di ribolscevizzare anche i partiti comunisti di tutto il mondo.
E quindi c'è una stretta dogmatica durissima in quel momento, insomma, c'è persino qualche circolare, non so, non ricordo più bene le cose, eccetera, ma che sì, io allora dirigevo l'unità di Genova, ma ero anche membro degli organismi dirigenti, novella, eccetera, della comitato regionale, del comitato direttivo della federazione, eccetera. Una cosa di cui si diceva, Secchia era alla commissione di organizzazione, aveva un legame speciale con l'Unione Sovietica, con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, si diceva che il vero comunista italiano o di qualsiasi altra parte del mondo si distingueva per la sua capacità di legame con non solo con l'Unione Sovietica politicamente, ma con le idealità e con le forme culturali dell'Unione Sovietica. Lo slavismo rappresentava una forma di chiusura drastica, fino a cose, diciamo, un po' paradossali e un po' anche insomma, un po' strane, come il fatto che nella scienza bisognava applicare il metodo dialettico, diciamo, il Diamat, insomma, ecco, il materialismo dialettico, perché in quel modo le scienze avrebbero potuto evolversi se fosse stato seguito questo indirizzo sarebbe stata una catastrofe, perché le scienze sono scienze sperimentali, non hanno quindi il metodo non è materialismo dialettico, cioè che vuol dire la tesi, l'antitesi, la sintesi, eccetera. Il metodo è quello sperimentale attraverso il quale si sviluppa, come si è sempre, da Galileo in poi si è sviluppata la scienza. Quindi di fronte a questa stretta dogmatica, lo storicismo di quel gruppo dirigente, diciamo, che verrà fuori particolarmente dopo il 56, ma che è già incarnato in Togliatti, ecco, è vero, per l'esperienza che lui aveva fatto di quella tragedia dell'Unione Sovietica, quel gruppo dirigente con questa arma dello storicismo e del materialismo dialettico rivisitato da Gramsci resiste, mentre altri partiti scompariranno dalla scena. Aveva il partito austriaco, questo era un partito eroico, straordinario, ha fatto una resistenza terribile e con ammazzati, eccetera, ma sovietizzandosi, diciamo, scomparve rapidamente, ma non solo il partito austriaco, altri partiti comunisti e gli stessi partiti come quello cecoslovacco, che era l'unico partito comunista forte per via della classe operaia cecoslovacca, eccetera, andando su quel terreno poi arriverà dove poi è arrivato, eccetera. E tenterà poi di riprendersi, eccetera, e sarà stroncato nuovamente. Quindi questo storicismo fu un'arma fondamentale, però contemporaneamente aveva un tallone d'Achille, diciamo, ecco. Non credo che sia un'opinione, ovviamente è un'opinione anche non soltanto personale, questa è un'opinione obiettiva, cioè uno storicismo almeno interpretato nel senso della filosofia della storia ha un tallone d'Achille, che ha la tendenza a considerare ciò che storicamente è dato come ciò che è, diciamo, come direbbero i metafisici, come l'essere delle cose. La discussione tra Togliatti e Bobbio del 1954, quindi come vedete molto molto antica, e in un momento in cui lo zdanovismo ha ceduto, perché non solo è morto Zdanov, ma è morto anche Stalin, quindi è dove il Partito Comunista Italiano emerge tra tutti i partiti comunisti del mondo come quello che, insomma, aveva capito meglio di come stavano le cose, procedeva su una strada che lo portava nonostante tutto allo sviluppo, eccetera, eccetera, allo sviluppo di sé medesimo, ma anche del paese, eccetera. Beh, 1954, grande discussione sulle colonne di rinascita tra Bobbio e Togliatti. Bobbio che sosteneva le tesi, Bobbio era socialista, liberal socialista, sosteneva la tesi che bisognava continuare a studiare su che cosa fosse il socialismo. Togliatti risponde, riassumo, l'argomentazione era più fine, ma insomma il concetto era questo, che fa impressione anche a un ragazzetto, come anche un giovanetto come ero io allora,
la sgomentazione Eva, il socialismo è già storia. Il socialismo è cominciato, bisogna correggere, bisogna fare, bisogna qui, bisogna là, ma insomma il socialismo è già, è qui, possiamo dire a quelli che l'hanno fatto la rivoluzione e hanno cominciato a costruire il socialismo, mentre in Bobbio c'era il dubbio che quello potesse essere considerato veramente l'inizio, la cultura che di una certa cultura storicista, se volete anche un po' meno raffinata, ecco, di quello che potrebbe essere in altri grandi pensatori di questa corrente di pensiero, beh, a un certo punto fa della storia l'essere stesso, cioè non dico addirittura chi vince ha ragione, ma insomma, volgarmente parlando, si può arrivare fino a quello, chi vince ha ragione, invece spesso chi vince ha perfettamente torto, e rispetto spesso ha torto anche rispetto ai propri principi, come si è visto, diciamo, in certi episodi, in tanti episodi della storia. Benissimo. Quindi questa matrice è lì che culturale si unisce al fatto che a un certo punto il programma di Togliatti, che per cui Natta si spende fin dall'inizio e di cui è l'interprete fondamentale, questo proprio fondamentale nel senso che tutti gli altri potevano... Appunto, ti dicevo, Amendola e Pajetta, ex svoltisti, quindi, e poi svoltisti pentiti, naturalmente, corretti, oppure Agostino Novella, certo, puramente togliattiano, ma naturalmente anche con il suo bagaglio personale, con il suo bagaglio. Novella non sbagliava mai neanche una parola di quello che diceva, la sua origine è un'origine... però la sua cultura era una cultura tutta fatta all'interno del Partito Socialista prima e poi del Partito Comunista dopo, e quindi naturalmente con i vincoli, i limiti di una formazione culturale. Novella all'origine era battimazza come mestiere, che è un mestiere che si faceva nei cantieri quando non c'erano le macchine, eccetera, si doveva piantare dei chiodi enormi in queste maniere. E quindi ognuno di Natta invece era veramente l'intellettuale togliattiano puro, ecco. Ma dentro questa cosa c'era, da un lato, questa la rivista che io ho comprato per una lira quando si stava sciogliendo da Occhetto, che stava sciogliendo tutto e chiudeva tutto, si chiama Critica Marxista, e questa rivista è stata fondata da Natta e Longo, ma è stato Natta l'autore, e l'autore del titolo, e questo titolo io l'ho mantenuto perché per rispetto naturalmente e perché era giusto farlo, ma il titolo richiama chiaramente l'origine, Critica Marxista. Critica era la rivista di Benedetto Croce, ecco, e quindi si aggiunge alla parola critica la parola marxista. Naturalmente poi questa critica marxista si può interpretare in tanti modi e quindi andava bene così, e soprattutto era sbagliato chiuderla, e l'abbiamo tirata avanti fino adesso senza che nessuno... adesso una lira, diciamo, per pura volontà degli abbonati. Ma dico questo per dire che questa formazione di Natta, di togliattismo puro e anche di una cultura compatta, proprio quella qui della normale di Pisa, come era allora, con questi grandi nomi che sono stati fatti, ma anch'essi figli di una determinata impostazione culturale, benissimo, questa cultura si scontra sia con, se credo io, ma comunque oggetto di discussione, con i limiti dello storicismo, e contemporaneamente si scontra con i limiti della grande spinta che aveva avuto il programma politico del Partito Comunista. Il programma politico del Partito Comunista era fondato su due cose fondamentali. Uno, la lotta per la libertà. Il Partito Comunista, questo si dimentica, è stato il protagonista della lotta per la libertà, la libertà della cultura, la libertà contro la censura, la libertà dell'opinione, anche perché in tal modo, sottolineando questi elementi di una democrazia che nasce come democrazia, come liberal democrazia, socialmente intesa, questa è la Costituzione, sottolineando questi, respingeva anche i tentativi di buttarlo fuori, perché
quando viene fatto l'attentato a Togliatti, viene fatto il partito segretario del Partito Comunista Belga, invece viene ucciso nello stesso anno. Altri segretari di partiti comunisti subiscono attentati, alcuni nell'Occidente, alcuni muoiono, altri non muoiono, insomma, come Togliatti si salva. Ma insomma, la tendenza era buttarli fuori. La lotta per la libertà era anche una lotta per la difesa, diciamo, del diritto ad opinioni diverse, e quindi la lotta contro la censura, cioè da tutto questo si univa alla aderenza profonda ai bisogni popolari. E i bisogni popolari allora parlavano di un paese arretrato. L'Italia ereditata dal fascismo, anche questo non si ricorda, adesso ci sono persino delle esaltazioni delle meravigliose cose fatte dal fascismo, le paludi pontine e altre fregnacce di questo genere. Il problema è che l'Italia usciva dalla guerra non solo distrutta, ma come un paese agricolo, industriale, cioè in cui l'agricoltura era ancora fondamentale, perché il compromesso di classe che aveva fatto il fascismo, per esempio con gli agrari, era il famoso imponibile di manodopera. Imponibile di manodopera, cioè che tanti ettari, tanti lavoratori, l'imponibile di manodopera nelle campagne impedisce la meccanizzazione, logicamente. E quindi impedire la meccanizzazione delle campagne vuol dire trattenere sulla terra tanti lavoratori, ma anche reprimere lo sviluppo industriale, che il primo sviluppo industriale che c'è stato, naturalmente, ma molto limitato rispetto agli altri paesi. L'Italia esce dalla guerra, paese distrutto e arretrato. Quindi la lotta per la libertà e contro l'arretratezza è quella che fa grande il Partito Comunista Italiano. Ricordiamoci l'occupazione delle terre incolte, le grandi battaglie per la trasformazione della mezzadria e della colonia in affittanza, le battaglie che poi si svolgeranno a partire un po' più tardi, dagli anni 60, per il salario, eccetera, eccetera, di tutte queste lotte, diciamo, contro l'arretratezza, perché anche la battaglia per l'aumento salariale è una lotta contro l'arretratezza, perché spingendo sui salari si spinge all'innovazione, la quale poi diventerà anche un problema per l'occupazione stessa, ma insomma è questa la strada, diciamo, del cosiddetto sviluppo, della modernità, ecco, e su questa strada. Però a un certo punto, ecco, appunto, per questo incomincia la crisi nelle idee. In Grau, non è che sia in Grau viene fuori da meritevole, perché ha espresso alcune istanze innovatrici, ma erano dentro nella società, ecco, erano dentro nei bisogni. Il bisogno, quando lui pronuncia, riafferra la bandiera, diciamo, della democrazia interna di partito da Amendola, che l'aveva un po' abbandonata, ecco, e contemporaneamente inizia una critica al modello di sviluppo, che è quella critica che poi adesso per certi aspetti è diventata anche banale, diciamo, è comune, quando si sente parlare dell'ambiente che si distrugge, eccetera, è una critica al modello di sviluppo attuale, da cui non si sa come uscire, ma comunque è quella che incomincia, diciamo così, anche con, che viene poi teorizzata, ma teorizzata un po' da destra, come postmodernità, cioè il moderno, e la razionalità, diciamo, che contrasta con l'ideologismo e con le ideologie. Il postmoderno è addirittura la fine dei finalismi, ecco, quindi, perché insomma la società diventa rizomatica, eccetera, eccetera. Benissimo, quindi questa in atta c'è tutta questa storia, e anche quando Berlinguer si vota per la fine della solidarietà nazionale. Il compromesso storico con questa solidarietà nazionale non c'entrava assolutamente niente, perché il compromesso storico, che come l'aveva immaginato Berlinguer, avrebbe dovuto essere questa grande alleanza di classi e di partiti per il rifacimento addirittura dell'Italia. E quindi questa, la solidarietà nazionale invece si era risolta in governi di soli democristiani basati prima sulle astensioni e poi su una maggioranza. Moro ci aveva rimesso la pelle. E Berlinguer, arrivati a questo punto,
lì che incomincio a diventare in minoranza. Ecco, uno degli episodi della minoranza sono io, perché diciamo lui propone me nella segreteria e insieme con Weichlin e con Adriana Seroni, insomma, per farla breve, col mio consenso naturalmente, Adriana Seroni e Weichlin, ma Tortorella, insomma, no, ecco, e quindi su quello si vota e Berlinguer rimane in minoranza, perché era molto simpatico e molto leale in questo, aveva voluto, dopodiché entrerò in segreteria al congresso, eccetera. Ma quello fu soltanto un episodio, altre votazioni di quel genere non ci furono, ma insomma era chiaro che questo ultimo Berlinguer, che aveva sentito questa crisi, ne ha accennato di Di Berto, non convince Natta, ecco, non convince Natta. Non è che Natta chiede di andare alla commissione per ragioni, e lui era stato vicinissimo a Berlinguer, era stato addirittura colui che Berlinguer avrebbe desiderato che fosse il vice segretario, eccetera. Però quando incomincia questo nuovo Berlinguer, che è quello, diciamo, della fine della solidarietà nazionale, il Berlinguer che si avvicina, come ricordava, aveva parlato d'ordine del femminismo della differenza, che è una doba inaccettabile per molti compagni, insomma, il femminismo della differenza, appunto il personale politico, che non c'entrava niente con la tradizione nostra, oppure il fatto che le donne dicono, queste donne nuove, questo nuovo femminismo, dice, ma noi non vogliamo essere come voi, cos'è questa parità? Noi siamo un'altra cosa. Voi uomini avete sbagliato la via del vostro incivilimento, adesso tocca a noi, e invocano l'autorità femminile. Quindi questo mal si conciliava, diciamo, con l'idea della pura e semplice lotta di classe, ecco. Ma Berlinguer, anzi, però anche vuol tenere fede alla lotta di classe, ma, e quindi va davanti ai cancelli della Fiat. E quindi dice, vabbè, ma non è più questo tempo, come si, che cosa si fa? Adesso ritorniamo addirittura a dar ragione a delle lotte che sono premoderne addirittura, perché era una lotta contro i licenziamenti. Licenziamenti, insomma, a un certo punto se l'azienda non ce la fa, come si deve fare, eccetera, eccetera. Quindi una difesa dell'idea della lotta di classe, diciamo, il nuovo femminismo della differenza, l'ecologismo, vicinanza forte di Berlinguer al gruppo di Roma, come si chiamava, che è stato uno dei gruppi più importanti, diretti da un industriale che contemporaneamente era un intellettuale, cioè, insomma, con tanti fisici dentro che incominciano a dire l'ambiente qui sta andando alla rovina, bisogna cambiare, eccetera, e la questione morale, anche questa questione morale per Berlinguer, intervista di Scalfari un po' troppo esaltata, no? Bisogna andare a leggere i testi, la questione morale per Berlinguer è una cosa che già riguardava lo stesso Partito Comunista, per ciò che riguarda, diciamo, la ripresa di certe norme, ecco, interne, ecco, la rottura, c'era stata la rottura con Berlinguer, aveva voluto la fine di questi finanziamenti clandestini che arrivavano dall'Unione Sovietica, che in realtà non erano gran cosa per un bilancio come quello del Partito Comunista, un bilancio di miliardi e miliardi, eccetera, che tanti deputati, tanti senatori, tante organizzazioni, tante feste dell'unità, eccetera. Era un partito molto robusto per conto suo dall'Unione Sovietica, come ci ha svelato poi Cervetti, perché era un segreto dei segretari di partito e degli amministratori. Neanche la segreteria del partito ne aveva mai discusso, comunque arrivavano 5 milioni di dollari. E Berlinguer dice basta con questa storia, eccetera. Questo dà inizio a pratiche nelle organizzazioni per rimanere in piedi, per il finanziamento del partito, insomma, qualche piano regolatore, qualche cosa, eccetera. Insomma, si incominciava a sentire, quindi riguardava anche il partito da questo punto di vista, ma soprattutto riguardava un'altra cosa. A un certo punto, dal studio del segretario del partito, non compaiono più le facce di Togliatti e di Gramsci, come era nella tradizione, c'è solo quella di Gramsci, non solo perché insomma sono queste cose puramente esteriori, ma
era certamente sardo come Berlinguer, ma c'era anche qualche cosa di diverso, ecco, insomma, c'era una personale, perché Berlinguer era questa persona un po' molto che univa molto se stesso alla politica che faceva, anche per quei motivi di considerazione della politica che giustamente diceva che riguardava tutta la generazione, che diceva. Quindi Gramsci, e quindi la fondazione etica della politica, che poi ha ricordato anche Speciale poc'anzi, la fondazione, che razza di cosa è questi partiti che smettono la loro funzione, funzione politica naturalmente, ma non moralistica, perché è giusta la distinzione, moralità e moralismo, c'è un bellissimo fascicolo di questo, su questo della rivista Studi Storici che Banfi, Studi Filosofici, che Banfi, fedele prima al partito che al suo gruppo di filosofi, aveva chiuso in seguito a un incidente che c'era stato, insomma, in cui aveva perfettamente ragione Banfi, è torto, perché c'era stata la pubblicazione di un articolo contro un teorico del Partito Comunista Francese, un teorico del Partito Comunista Francese che era talmente bravo che poi quello che è diventato musulmano, ecco, per dire la nemesi, vero? Beh, comunque sia. E il fatto è che, per appunto, questa difficoltà che si incomincia a sentire e che Berlinguer cerca di trasformare nel rifacimento del programma fondamentale del partito, perché di questo si trattava, si interrompe con la morte tragica di Berlinguer, eccetera, e dopo quella battaglia, in parte giusta, in parte anche un po' esagerata, eccetera, che c'era stata sulla questione esagerata, sulla questione della scala mobile. Naturalmente era vero che con quella lotta contro la scala mobile, che poi sarà soppressa in effetti poco tempo dopo, è vero, si avviava un percorso, diciamo, che era del tutto diverso da quello che era stato immaginato, insomma, ecco, perché la scala mobile non era stata immaginata per fare inflazione, ma per seguire l'inflazione, ecco. Ma da un certo momento in poi, precipitando la spesa pubblica e precipitando anche l'inflazione, la scala mobile era diventata effettivamente uno stimolo all'inflazione medesima, quindi non era tutto sbagliato nella misura di contenimento della scala mobile. Comunque la lotta era una lotta che riguardava i principi, perché la CGIL non era stata interpellata, eccetera, eccetera, magari spinta un po' troppo oltre. Ma insieme con questa lotta, che probabilmente conteneva anche degli elementi criticabili, c'era in Berlinguer questo. Comunque la sua morte tronca questo tentativo. E la ripresa, la segreteria di Natta, la consultazione la facemmo Pecchioli e io, Pecchioli e io erano diventati i coordinatori della segreteria, Pecchioli per le parti che riguardavano il partito, i danari, eccetera, eccetera, e io per la parte che riguardavano le cose politiche, anche perché in quel gruppo, diciamo, di compagni ero il più acceso sostenitore di questo nuovo Berlinguer, diciamo, di queste nuove tematiche, è vero. Ebbene, quindi facciamo questa consultazione, il nome di Natta esce da tutti i compagni come era uscito quello di Longo, ma i tempi di Longo decideva solo la direzione. Noi decidemmo che non bastava interpellare la direzione, d'accordo con la direzione medesima, ma bisognava interpellare tutto il comitato centrale, e senza fare mai nessun nome interpellammo metà Pecchioli e metà io, e la conclusione in atta fu una conclusione molto vasta, non unanime, come poi si vedrà e come ha ricordato anche Speciale. Quindi questa è in quel momento che Natta, dopo aver avuto questo ritiro, ritorna in pieno con il suo fervore togliattiano, diciamo pure, e col suo amore per l'unità. E quindi
naturalmente che chi di noi era in segreteria a Rovere, come c'ero io, ma c'era insieme anche Napolitano, Raikwin, che eravamo i tre vecchi, diciamo così, più che sessantenni ormai rimasti in questa segreteria, abbiamo cercato di assecondare in tutti i modi, vero? Diciamo, ecco, mi sentivo particolarmente vicino per tanti motivi a Natta e quindi eccetera. E lavorammo in questo senso, ma lavorare per l'unità naturalmente era giusto, ma come diceva come Natta, forse questo non... E infatti si sfeggiava la ribellione. Ecco, l'episodio più svergognoso, più scandaloso, sì, fatto da sotto la direzione dell'unità da parte di un giovane che si chiamava Foa, che era il figlio di Foa e che poi passerà, diciamo, dall'altra parte, fu un attacco vergognoso contro Natta che fu difficile da governare, Ma serpeggiava una ribellione che si esprimeva fondamentalmente come una ribellione generazionale. E quando Natta cade in quella infortunio, che non era gravissimo, ma che fu giudicato gravissimo da un medico mandato dal partito, diciamo, non da me, ecco, ma dai compagni mandato a giudicare, fu giudicato molto grave, e tale, eccetera, e in quell'infortunio, per precisare qualche piccolo elemento di cronaca, quell'infortunio accadde che incominciavano le prese di posizione dei segretari di federazione e dei segretari regionali, per dire che era il tempo, insomma, di sì, che Natta era bravo, eccetera, ma che era il tempo, e, insomma, c'era davvero una rivolta, una piccola rivolta, chiamiamola così, rivolta, comunque una congiura, è stato detto, generazionale, e fu necessario, è vero, e Natta comprese questo, anche se non gli fece assolutamente nessun piacere. Ma Natta però, ecco, questo è l'unico piccolo problema che io volevo sollevare rispetto alla cosa di speciale. Natta non finisce la sua attività politica nel momento in cui lascia la segreteria. Certo che può fare il frate e non più il priore, ma non smette di lottare. Primo, perché lotta contro facciamo insieme, Natta, Ingrao, Paietta, io e tanti altri, e la famosa cosa del no, fu una tragedia quella cosa, quel congresso fu una tragedia perché fu una conta. Alla conta ci opponemmo Natta e io, vero, e con Occhetto, parlandogli a lungo personalmente per telefono, dicendo fai il Consiglio nazionale. Questa opinione, il Consiglio nazionale era un organismo di centinaia e centinaia di persone, tutti gli eletti, consiglieri regionali, eccetera, i sindaci, i deputati, eccetera. Fai un Consiglio nazionale in cui poniamo il problema e cominciamo una discussione unitaria. Un congresso vuol dire andare a una conta, come infatti avvenne. Ma naturalmente Ingrao, giustamente, devo dire, dal punto di vista democratico, disse ma come una cosa di questo genere la poniamo al Consiglio nazionale? Cioè, e il ragionamento era il congresso si dovrà fare, ma dopo, ma invece si volle, poi insomma si è fatto subito, eccetera. E Natta lottò, e poi lottò contro la trasformazione della legge elettorale, con un famoso appello che fece al comitato, diciamo, di coloro che in quel momento avevano preso questa iniziativa, tra cui naturalmente c'era Ingrao, c'ero io, ma c'erano anche tanti altri non comunisti, eccetera, e dicendo che su quella strada, cioè sulla strada del maggioritario, si sarebbe spezzata la centralità del Parlamento e si sarebbe Natta rinnovatore, come è stato ricordato, rinnovatore, perché appunto la questione del monocameralismo, ma non del monocameralismo per avere uno solo al comando, per una vera Camera che decidesse e quindi che fosse eletta col sistema proporzionale. E quindi in difesa del proporzionale Natta si batte insieme con tanti di noi, eccetera. Quindi la sua vita politica non cessa in quel momento.
Naturalmente il giudizio su Natta e su tutta quella generazione deve essere un giudizio come quello che ha dato Ciliberto, cioè un giudizio che va al fondo delle questioni. Quella generazione, diciamo, di cui marginalmente ho fatto parte anch'io, fece molto per un movimento operaio e popolare, come si diceva una volta, per la costruzione di un movimento operaio e popolare degno di questo nome, per una sinistra degna di questo nome, nel senso appunto di spezzare quei legami sbagliati con l'Unione Sovietica, con cui non si aveva più, che diventavano degli avversari naturalmente, più che degli amici, diventavano addirittura degli avversari, ma non soltanto questo, cioè la idea profonda, giustamente ricordata da Ciliberto a proposito di quello sui libri di Viking, l'idea di rifare l'Italia, e fino a un certo punto di esserci riusciti. Il giudizio deve essere equanime, cioè io tendo a sottolineare che è stato un errore non discuterne più perché non si sono visti gli errori e quindi non hanno potuto essere corretti. E non correggere gli errori vuol dire impantanarsi come ci si è impantanati nella politica come tatticismo. Non possiamo fare colpa soltanto all'ultimo venuto, il quale avrà le sue colpe, ma io non voglio occuparmi di queste cose. Ma la politica intesa come lotta immediata per il governo e quindi come lotta che deve seguire certe leggi tattiche, è vero, eccetera, ha anche portato delle acquisizioni di potere, naturalmente, ma ha, nella sostanza, vanificato quelle virtù che Speciale diceva esserci stato anche in quella generazione e quindi in quel partito. Io credo che, naturalmente, studiare le cose buone e le cose meno buone che sono accadute continua a essere fondamentale. E io credo che anche nelle nuove generazioni che si stanno formando a sinistra probabilmente sarà molto utile il ricordo dei vecchi, soltanto che i vecchi devono essere capaci di parlare, prima di ogni altra cosa, dei loro propri errori, come ho cercato di fare, perché io sono uno dei partecipi degli errori che ho detto, anche se personalmente potevo avere delle idee in parte diverse per i miei maestri, per la mia formazione culturale, eccetera, però sono partecipe come tutti gli altri, come Napolitano, come Grau, come anche se pensavamo molto diversamente uno dall'altro, siamo tutti partecipi del fatto che da un certo momento in poi non ce l'abbiamo più fatta. E questo studio di ciò che non è andato bene è fondamentale per sapere quello che, come bisogna rifare oggi, perché noi siamo arrivati a un punto in cui non è la perdita di voti soltanto, che naturalmente è drammatica, è tragica, eccetera, è la perdita delle ragioni costitutive che bisogna rifare, non riguardando soltanto il passato, ma imparando dal passato per il bene e naturalmente per il meno bene. E una figura come quella di Natta ci dice moltissimo, in questa ragione speciale, ci dice moltissimo per l'unità tra politica e cultura. Poi studieremo la cultura di Natta, ma per prima cosa dobbiamo sapere che dei dirigenti, i quali non abbiano un background, un retroterra culturale forte, non possono essere, non perché bisogna essere filosofi per dirigere, per carità di Dio, non è questo il problema, ma perché bisogna, per misurarsi con i problemi della realtà e con i problemi della pratica, bisogna sapere da che parte si vuole andare e per sapere da che parte si vuole andare bisogna conoscere la storia del proprio paese, la storia delle idee e la storia della realtà che in quel momento si svolge. L'errore che a un certo punto si è fatto tenendo fede a questa politica contro la retratezza è stata che intanto il mondo cambiava e non lo si vedeva cambiare, ma è l'errore che si fa anche oggi, se mi si permette di dire, perché non è vero che le classi sono finite, si sono pari liquefatte, ma non si è visto
che al posto di una classe operaia è venuta fuori, per esempio, un esercito di precariato che rappresentava una sofferenza generazionale e anche materiale di cui non sapeva l'idea. È ovvio che quando tu non fai la tua parte, arriva qualche altro. Può arrivare persino Trump, che dice ai minatori che sono disoccupati: quelli sono tutta gente, lui era un miliardario, quelli sono tutta gente che pensa soltanto ai propri bisogni, alle proprie cose, eccetera, non si è accorta che voi minatori siete disoccupati, e così a tanta gente. La demagogia, ma questa è una cosa che viene dalla politica di Aristotele, la demagogia vince quando c'è una cattiva politica e un cattivo governo, è così purtroppo. Ma questo non ci deprime, e l'esempio di Natta ci incita a fare meglio. Grazie. Ringrazio tutti voi. E vi dico che il libro di Roberto Speciale, se volete comprarlo, è lì all'ingresso. Grazie, grazie di tutto. Grazie.